Non ci sarebbe pace per il governatore Frattura che sta ricevendo critiche da tutti per quasi tutto quello che fa o non fa e che oggi continua a riceverne perfino da ogni parte, dalle opposizioni, ma anche da parte di associazioni, comitati ed uomini politici che hanno appoggiato la sua corsa alla presidenza della regione e hanno applaudito la sua nomina a commissario ad acta della sanità molisana. Perché oggi si ragiona sul futuro appunto della sanità in questa nostra regione, nella funzionalità delle strutture dei territori, nel senso di una più che adeguata tutela della salute dei cittadini. Le critiche sono tante e molto condivise da gran parte dei cittadini. Arrivano a causa del piano operativo sanitario che è stato riproposto nel senso che ha trovato alcune modifiche dopo qualche bocciatura ministeriale e governativa e che sembra non convincere affatto. Così fioccano le note. Nicola Macoretta, segretario regionale dei comunisti italiani, che afferma che la nuova proposta di piano operativo di nuovo non riesce a trovare un giusto equilibrio di ripartizione tra sanità pubblica e privata, con un forte sbilanciamento a favore delle strutture private a danno di quelle pubbliche. Giovanni Muccio del Guerriero Sannita, sempre pronto a difendere Frattura, oggi sostiene l'esigenza di una giusta sanità che tenga conto di un territorio come l'Alto Molise ed afferma senza mezzi termini: caro Frattura, proceda alla salvaguardia del Caracciolo, l'ospedale di Agnone, che più di tutti ha la necessità di risposte concrete. Ma giungono note e comunicati praticamente da tutti i territori, tanti comitati e le associazioni che in pratica parlano di una fortissima criticità che si concretizza attraverso la sanità pubblica che viene smantellata e quella privata invece avvantaggiata, con i decreti che scatenano soltanto una guerra territoriale. Il tutto in un contesto di forte difficoltà che però si viene ad attivare dopo la campagna elettorale di Frattura che lo aveva visto a totale sostegno della sanità pubblica. Una sorta di tradimento per un documento che non convince e contribuisce a riportare indietro un comparto in una regione fin qui decisamente mal governata, ieri da Iorio e compagni, oggi da Frattura e dai suoi sodali.